l'effetto sicuramente non è dei migliori, perché nessuno si augurava, insomma, di essere ultimi in classifica. Però questo è il verdetto. Io paradossalmente posso rimproverare poco alla squadra, perché secondo me abbiamo fatto il massimo che potevamo. Fa male prendere 3 gol, perché comunque mercoledì 3 gol, oggi 3 gol. Però per chi ha visto la partita, cioè, quando crei contro una squadra come il Campobasso 4-5 palle gol, un palo, io di più non potevo chiedere, ragazzi. L'unica cosa, ecco, che potevo chiedere è stare un pelino più attenti in quelle situazioni dove abbiamo preso i gol, perché comunque 2 gol su cross, dovevamo stare un pochino più attenti lì. Però ripeto, abbiamo cercato di giocare, abbiamo messo in difficoltà diverse volte la loro squadra, quindi ripeto, più di questo secondo me oggi non è, contro questo, con questa squadra non potevamo fare. Infine, il primo tempo avete avuto delle sensazioni, nel secondo non c'è stato lo stesso atteggiamento della fine del primo tempo, è mancato qualcosa? È mancato, io ho detto a loro, alla squadra, insomma, di cercare di restare il più possibile in partita, perché sapevo che comunque ancora qualcosa ci potevano concedere. Ripeto, sull'1-0 non riesci a fare il pareggio, perché comunque ci abbiamo avuto 2 occasioni anche il primo tempo, non riesci a fare il pareggio. Loro sono forti, in qualsiasi momento della partita che decidono di accelerare un attimo o creare qualcosa, possono mettere in difficoltà chiunque, possono far gol, perché cioè, mercoledì Monticelli ha fatto 5 azioni da gol e ne ha fatti 3. Campobasso oggi ha fatto 5 azioni da gol e ne ha fatti 3, quindi noi siamo sempre lì a creare ma non li facciamo, quindi dopo, cioè, possiamo parlare di tutto e di niente. Quello che mi consola, ecco, l'atteggiamento, che io chiedevo di giocare con un certo atteggiamento per far vedere perlomeno che quello lì è una cosa che ci dovrà contraddistinguere fino alla fine della partita, fino alla fine del campionato. E un'altra cosa positiva, che alla fine partita uscire comunque tra gli applausi dei tifosi è quella carica in più che ci deve portare domenica a Matelica e ripetere la stessa prestazione con più accortezza ancora. Senti, è indubbio che qualcosa di fondamentale, no? Che in momenti come questi magari c'è anche un confronto tra l'allenatore e la società. Tu hai parlato con la società magari per qualche rinforzo, dove, in quale ruolo? Ma sì, la società, io già al primo colloquio quest'estate gli avevo chiesto, insomma, qualcosa, e in questo momento o in quel momento la società ha fatto il massimo che poteva. Spero che magari riusciamo a recuperare per la prossima partita Strappini. Fatica adesso, domani fa la visita per vedere il naso se si deve operare o meno, perché noi anche un solo giocatore che non è a disposizione ci vuole dire tanto. Sì. Io, ma guarda, io pretendevo che innanzitutto tutti i ragazzi venissero sotto ad ascoltare i tifosi, perché è giusto che siamo i primi che scendiamo in campo e i primi che ci dobbiamo confrontare e giustificare se non facciamo qualcosa di giusto. Con i tifosi, ripeto, uscire tra gli applausi dopo aver perso 2 partite 3-0, penso che non so se succede in altre piazze importanti come questa di Jesi. Quindi i tifosi per noi sono importantissimi, ci hanno ribadito che comunque continueranno a fare il tifo per noi, a incitarci fino alla fine, e a noi basta quello. Poi il resto non sono problemi nostri. I ragazzi gliel'ho detto, più che applaudirci dopo aver perso 2 partite così, non, cioè, che vogliamo più dai tifosi? Non penso che c'è da chiedere nient'altro. Sì, la questione Sartori mi
dispiace perché comunque non fa bene né a lui e né a noi, perché essendo una squadra giovane abbiamo bisogno di entusiasmo e che tutti, anche il singolo, insomma, rimanga tranquillo. Lui ha fatto un gesto, non voglio scusarlo perché il gesto è stato brutto, però come ho detto ai tifosi, lui ha fatto quel gesto perché era rammaricato per la prestazione che aveva fatto ad Ascoli, e in qualsiasi squadra avesse giocato avrebbe buttato la maglia a terra, che può essere la Jesina, San Benedetto, Fano. Non è stato un gesto contro la Jesina. Poi che è un un ragazzo particolare, perché comunque c'ha personalità, e quella magari è alcune volte bisogna essere intelligenti, alzare la mano, chiedere scusa, ascoltare e finisce la questione. Non è che bisogna andare a fare il Rambo, no, della situazione, bisogna solo ascoltare e essere così, chiedere scusa e si va avanti, insomma, a lavorare. Ma io per tutti i ragazzi, ripeto, se riusciamo a fare una prestazione così contro questo Campobasso, magari la ripetiamo contro qualcuno della nostra portata, sarà difficile perdere 3-0, mi sembra, anche il campo, insomma, dopo con tutti gli errori e tutte le come diceva il vostro collega, e tutti i nostri limiti che ci abbiamo, insomma. Ma guarda, io sono d'accordo, perché comunque anche con l'Ascoli, anche ad Ascoli con Monticelli, a me era piaciuto, al debutto aveva giocato poco in precampionato, trovarsi lì, comunque una partita anche importante come oggi, a due giorni da quella appena giocata che è uscito con i crampi. Anche oggi, finché è stato in campo, è stato uno dei migliori, sì, assolutamente. Perché ti sembra portare un po' di qualità al centrocampo, cose che magari non ha togliendo gli altri centrocampisti legati? Sì, indubbiamente lui ce l'ha, ma poi anche con dal primo minuto di San Paolesi, che è stato anche lui uno tra i più positivi, con la palla, senza palla, si è sacrificato. E dà sicuramente anche una mano sia in attacco come qualità, ma anche in fase difensiva.